Rischio dell'oblio, su episodi anche di primissimo piano, ha parlato di Falcone, Borsellino, di stragi mafiose. S secondo lei è un rischio reale? Cioè, l'Italia o la Sicilia in particolare, diciamo, corre il rischio dell'oblio, di dimenticare questi personaggi? Una dimensione che esiste, quella dell'oblio, appartiene un po' alla caratteristica culturale del nostro tempo, a questa umanità liquida che beve tutto, che consuma tutto, insomma, come direbbe Bauman, che ingerisce proprio in un turbinio quotidiano di immagini, di realtà, per cui come fare uno zapping, no? Però reale, si passa da una tragedia ad un carosello, ad un evento lieto, senza che si possa, come dire, impegnare le nostre emozioni. Il rischio c'è, se poi immaginiamo che dimenticare quello che è stato il contributo, quello che è l'importanza della lotta alla criminalità mafiosa è assolutamente vitale per l'Italia, per la Sicilia, per l'Europa, e che questo voler dimenticare può avere anche, come dire, un'origine dolosa, ecco, occorre che quanti invece possono fare non vi concorrano col silenzio. Quindi il teatro e tutte le istituzioni culturali possono e devono dare voce alla volontà di Cioè, riscatto, questo è per. quando dice origine dolosa intende la volontà netta di far dimenticare determinati episodi? Beh, se fossi un boss mafioso lavorerei perché si dimenticasse. Certo. Quindi, come dire, la mafia in qualche modo ovviamente sostiene questa, come dire, politica dell'oblio, se vogliamo, sostiene e fomenta. Quando si dice, si parla di strategia di immersione della mafia, non significa solo meno delitti, significa anche una capacità di comunicare, di far dimenticare, no? Devo dire che un contributo fondamentale viene dato anche da certe fiction che noi celebriamo e che sono vergognose per il modo in cui raffigurano, affrescano, quasi fossero dei miti, dei criminali. Certo, si riferisce a chi in particolare? Ma mi riferisco ad esempio a tutta la saga prima della Piovra, poi del Capo dei Capi, a questo filone filo-americano stile Padrino che devo dire preferiremmo ricordare solo per le colonne sonore meravigliose, non certamente per il modo in cui vengono descritte le vite assolutamente perdute e in nessun modo recuperabili.